grintosa, compatta, potente. 450 cavalli. Una cilindrata di 1779 centimetri cubi. Sotto una scocca in resina e fibra di vetro nasconde tecnologie d'avanguardia. Si chiama Delta S4. Prima al Rally d'Inghilterra, prima al Monte Carlo, seconda in Svezia. Classificata ai primi tre posti al Rally del Portogallo, prima della sospensione della gara. A pochi mesi dal suo debutto, la Lancia Delta S4 è già una stella. I tifosi la amano per il suo stile e la sua forza. I progettisti la chiamano Laboratorio Tecnologico in Movimento. Per la sua realizzazione sono voluti anni di lavoro di tecnici, meccanici, collaudatori e piloti. Ci è voluto l'impegno della Magneti Marelli, della Borletti, della Siena, quello della Weber, della Savara, dell'Olio Fiat. Aziende che grazie alla ricerca e alla sperimentazione tecnologica hanno contribuito a rendere la S4 una vettura vincente. A dicembre il debutto sotto il vento gelido d'Inghilterra. Parte il rack. L'S4 nasce per vincere in condizioni climatiche molto dure e per affrontare terreni difficili. Il suo scatto, la sua potenza, sono affidate al sistema di sovralimentazione studiato e realizzato dalla Weber. Una soluzione adottata per la prima volta in corsa che ha consentito di dosare in modo perfetto i consumi, di sconfiggere i vuoti di potenza e di esaltare la ripresa di questa vettura ultra sofisticata. Il rally affronta il buio. Il paesaggio perde i suoi contorni. Sono i rumori e le luci i protagonisti della notte. La Delta S4 guarda la strada con una potenza illuminante di 800 watt. Dietro a questo muro di luce c'è la tecnologia della Siena, un'azienda che già oggi progetta i fari delle auto del mondo. Il rally è un test severissimo. La velocità è impressionante, la notte è impenetrabile. Qui nascono le nuove soluzioni che verranno adottate sui proiettori delle nostre auto. L'S4 vince il rack. Parte Monte Carlo. I 450 cavalli della Delta S4 aggrediscono la strada. Quando appare il terribile Turini, un altro prestigioso trionfo sembra a portata di mano. Ed è proprio sul Turini che il VS Turbo, l'olio che lubrifica il motore della S4, può affrontare situazioni al limite della resistenza. L'assistenza è frenetica. E poi ancora neve e chilometri. La vettura non risente dello sforzo. E per olio Fiat c'è un nuovo bagaglio di esperienze da utilizzare per il traffico di tutti i giorni. La Lancia vince il Monte Carlo. L'S4 è già un mito. Davanti al casinò, l'auto sfila sotto i flash dei fotografi. Dietro alle quinte si tirano le somme. Si controlla l'impianto elettrico e il sistema di accensione della Magneti Marelli. Tutto ha funzionato perfettamente. L'esperienza della Marelli, maturata in 60 anni dedicati allo sport automobilistico, ha vinto ancora. Dopo il bianco delle Alpi, è ancora neve. Parte il rally di Svezia. Siamo ai confini del mondo. Le auto appaiono all'improvviso dietro a muri ghiacciati.
Si accelera, si frena, si riparte. Le sollecitazioni del motore sono terribili. Qui, ad oltre 2000 km dall'Italia, l'S4 monta un nuovo filtro olio motore Savara. Sono firmati Savara anche altri componenti della vettura, scelti per garantire la massima affidabilità in ogni condizione. Termina il rally di Svezia e i piloti Lancia sono di nuovo sul podio. Ed è ancora corsa. Nuove notti passate aspettando due fari nel buio, ore che sfilano in silenzio nell'attesa del rombo di un motore. Pochi minuti per l'assistenza e poi la Delta S4 sparisce di nuovo oltre gli alberi. Il signore dell'attesa è il cronometro. Lancette che corrono, secondi che non passano mai. Anche sull'auto sono gli strumenti a scandire le regole del duello. È allora che lo sguardo corre verso il cruscotto. È la veglia Borletti che racconta agli occhi dei piloti quanto la vittoria è ancora lontana. Weber, Siem e Olio Fiat. Magneti Marelli, Savara, Veglia Borletti. Sei aziende che nel silenzio dei centri di ricerca e nella tensione della corsa hanno fatto ricorso alla propria lunga esperienza e alle intuizioni dei loro tecnici per trasformare un'auto, la Delta S4, in un mito. Vainqueurs du 54e Rallye Automobile Monte Carlo, associé donc à Sergio Cresto, les vainqueurs.